Si è svolto a Roccella Ionica, presso la sede della Lega Lavale, un incontro sul tema storie di mare e di marineria a Roccella Ionica, organizzato dalla Lega Navale di Roccella, presieduta da Francesco Vigliarolo. Allora, questo incontro si basa su alcune ricerche effettuate dal professore Guarnieri e dal professore Simone per quanto riguarda storie di marineria di Roccella Ionica, dei marinai di Roccella Ionica, che iniziano da lontano 1700, con documenti storici, documenti notarili, dove si raccontano delle storie che sinceramente nessuno era nemmeno a conoscenza. Quando ho saputo di questa loro ricerca, ho cercato di organizzare questo evento, delle storie singole, bellissime, che desideravo che le persone venissero a conoscenza, tutte dimostrate con atti notarili, ricercate nell'archivio di Stato, ed è un bellissimo evento dove si sottolinea che Roccella già dal lontano 1700 aveva una storia di marineria. Un ringraziamento come amministrazione comunale va alla Lega Navale per questo straordinario incontro a tema legato alla marineria di Roccella, un'istituzione per la cultura roccellese, perché la marineria ha rappresentato per un lungo periodo una forma di sostentamento economico per numerose famiglie, e naturalmente la struttura che è alle nostre spalle, il Porto delle Grazie, va proprio a significare come la marineria rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per la collettività non solo roccellese, ma ritengo locridea. Tant'è vero che mi piace sottolineare il fatto che non si faccia riferimento al porto di Roccella, ma al Porto delle Grazie, che si trova a Roccella, ma che naturalmente accoglie tutta la collettività locridea, ma ritengo di non sbagliare se dico una utenza non solo locridea, non solo calabrese, italiana, ma internazionale. E questo sta a significare la valenza che la marineria ha per Roccella Ionica. A raccontare le antiche storie di marineria, tra gli altri, i relatori al professore Antonio Simone e il professor Giuseppe Guarnieri. Riguardo alla marineria, è stata uno dei pilastri dell'economia roccellese, insieme all'agricoltura, alla pastorizia e all'artigianato. E quindi è un pilastro molto importante, perché tante famiglie fondavano la loro economia su questo pilastro. Diverse famiglie si dedicavano a questa attività. Purtroppo è venuta meno la marineria, perché non ci sono state più persone che si dedicavano al mare. Sia perché poi i figli dei pescatori preferivano andare a studiare, a laurearsi per una loro crescita sociale, e quindi col tempo è venuta meno. Adesso si può dire che non c'è più nessuno che pratica questa attività. Il porto che abbiamo qui alle spalle è venuto negli anni 90, quando si aspettava negli anni 30, e quindi ormai questo porto serve soltanto per le barche da diporto, non per andare a pesca.